Ciao ragazze, allora è da tanto che non facevo video perché comunque quando è agosto, quando ci sono le vacanze e così, uno sta di meno a casa e quindi oggi insomma prima di ripartire ho deciso di farne uno. Non, vi avviso che non ho voce quindi parlerò praticamente così e niente, mi mancava fare dei video su YouTube e fra un po' vedrete praticamente una nuova location dietro di me perché, come già dissi nell'ultimo video fatto, cambio casa, vado a studiare fuori, quindi sarò in un'altra camera e non ci sarà, non vedrete più questa ambientazione. Quindi parto domenica e prima di partire, appunto, voglio rifare una decorazione. Allora, prima di fare ciò, però, voglio parlare con le vincitrici, voglio dire una cosa alle vincitrici del mio concorso. Il premio del concorso era quello di ricevere una decorazione su richiesta. Ok, l'unica vincitrice che mi ha fatto la richiesta è stata Francesca Noem, richiesta che non ho ancora soddisfatto perché una volta, insomma, per pulire la casella di messaggi di YouTube ho cancellato tutto e senza ricordarmi che appunto tra quei messaggi c'era la richiesta di Francesca e quindi ti richiedo di mandarmela. Poi sono partita, non ho più avuto tempo di fare i video, di dirtelo e quindi ecco, se puoi rimandami la richiesta. Poi invece le altre due ragazze niente, evidente, sicuramente sono state brave, sono più brave di me, quindi non hanno sicuramente bisogno di una mia decorazione, però il premio era quello. Quindi se volete me la mandate, altrimenti no, sto perdendo la voce. Ok, detto questo, ho fatto una decorazione oggi, sempre sull'unghia finta, perché le mie sono più corte dell'ultima volta che ho fatto video, perché al mare si sono rovinate e ho dovuto tagliarle. Speriamo che ricrescano come quando facevo i primi video, che avevo delle unghie lunghe, speriamo. Ok, la decorazione che ho fatto invece è questa. Ho usato 4 colori e questa decorazione soddisfa un po' la richiesta di tante ragazze che mi hanno chiesto di fare un tutorial soltanto con gli smalti normali, senza usare quelli col pennellino sottile. Su questa decorazione ho usato tutti i smalti normali, l'unico smalto col pennellino sottile è stato quello grigio, questa linea grigia. In realtà, come vedete nel video, è un'aggiunta che ho fatto perché la decorazione va benissimo anche senza questo grigio, è stata un'aggiunta così mia. I colori usati sono tutti della Crystal, il numero 87 che è rosa, che diciamo su l'unghia finta purtroppo non rende. E quindi questo rosa non si vede proprio. Diciamo che è chiaro di suo questo rosa, quindi si devono fare 8000 passate per farlo vedere. Poi c'è Crystal 139, che è un viola scurissimo con i brillantini, ma questo neanche si vede sull'unghia finta. Poi c'è il 133, che è quello viola, e il 132, che è quello più fucsia di i fucsia. E questa è la decorazione. Quindi adesso ci vediamo appunto quando sono su, quando vado a vivere in quest'altra città, che è Treviso. E va bene, quindi ci vediamo lì. Ciao! Dunque ragazzi, innanzitutto mettiamo la base rosa su tutta l'unghia e poi passiamo ai colori più forti. Prendiamo prima di tutti questo fucsia e lo mettiamo alla base. Ok, poi prendiamo il colore più viola. E lo mettiamo al di sopra di quello fucsia. Ok, così
queste unghie finte sono antipatiche perché... ecco qua. E poi, soprattutto, mettiamo il colore più scuro. Così, questa è la decorazione usando solo smalti normali. Poi, se volete invece prendere, per chi ce l'ha, insomma, lo smalto con col pennellino sottile, facciamo una semplice linea grigia tra il bordeaux, insomma, il colore più scuro soprattutto, e il viola. Ok, e questo è il risultato finale. Spero vi piaccia, ciao!